Recensiamo oggi Sony Xperia T, lo smartphone dual core Android Jelly Bean top di gamma Sony, anche smartphone di James Bond. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Oggi recensiamo Sony Xperia T. Questa è la confezione, avete già visto Skyfall, quindi 007. Sappiamo che è lo smartphone ufficiale del film 007, insieme a tutti gli altri prodotti Sony. Qualche caratteristica. Allora, intanto è interessante specificare come questo Xperia T sia un prodotto che in buona parte condivide caratteristiche tecniche di Sony Xperia Ion. Sony Xperia Ion a sua volta era uno smartphone che condivideva in buona parte caratteristiche con Sony Xperia S. Nonostante tutto, le caratteristiche in comune sono diverse e quindi lo smartphone è realmente differente rispetto a Xperia S. Xperia Ion è stato sicuramente un po' un esperimento, è arrivato tardi rispetto al mercato statunitense, senza LTE, e quindi era un prodotto un po' particolare. Questo Xperia T invece è la vera naturale evoluzione di Xperia S. Vi elencherò un po' di caratteristiche, mettendole anche a confronto un po' con Xperia S. Allora, abbiamo detto la connettività è più veloce, ha un chip che permette di connettersi in HSUPA fino a 42,2 MHz invece di 14,4, Bluetooth passa da 2,1 a 3,1. Il processore è sempre un dual core Snapdragon, in realtà è anche quasi lo stesso, quindi è sempre dual core da 1,5, ma ha un'altra GPU, l'Adreno è 225 invece che 220. Sempre 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interna invece di 32, ma in questo caso con memoria espandibile. La batteria è lievemente superiore, lo schermo è sempre in HD, quindi 1280x720p, ma passa a 4 pollici e 55 invece che 4,3. La fotocamera sale di un gradino e passa da 12 a 13 megapixel, stessa fotocamera frontale da 1,3. Lo spessore diminuisce, passa da 10,6 mm a 9,4. Anche il peso diminuisce, 139 grammi invece di 144. Andiamo a vedere un po' cosa c'è nella confezione. Questa è la confezione Vodafone, quindi c'è dentro anche una micro SIM, un po' di volantini e questo che è il coupon che ricorda che abbiamo 90 giorni di Music Unlimited gratuito. Questo è il piccolo alimentatore, le cuffie stereo in ear, il cavo USB, micro USB e tutti i manuali. Niente tag NFC purtroppo nella confezione, questo è un vero dispiacere perché lo diciamo subito, costa 599 euro, quindi 100 euro in più rispetto al prezzo di lancio di Xperia S quando fu lanciato, e questo sicuramente ci avrebbe fatto propendere almeno per la presenza degli tag NFC, cosa che era presente dentro Xperia S. Ops, allora, questo è lo smartphone. Sul lato destro tasto di accensione, bilanciere del volume, tasto per la fotocamera. È un piacere avere anche il tasto per la fotocamera. L'unica cosa sono tutti un po' piccoli e un po' ravvicinati. È una scelta comunque stilistica perché esteticamente è molto bella, anche perché è perfettamente simmetrico, ma non sempre è comodissima la loro pressione. Ci si fa molto l'abitudine, ma insomma può sempre comunque capitare di sbagliare. Sotto questo sportellino abbiamo lo slot per la micro SIM e lo slot per la micro SD, oltre che l'adesivo con il codice IMEI, perché la backcover non può essere rimossa, la batteria appunto non è removibile. Fotocamera 13 megapixel, LED flash, simbolo Xperia e speaker, tutto allineato nel centro. Jack micro USB, sopra abbiamo il microfono per la soppressione del rumore. Il jack audio è sotto completamente pulito. Qua davanti abbiamo la fotocamera frontale e una volta sbloccato sullo schermo appariranno i tre tasti touch. La versione di Android è la 4.04, quindi è screen sandwich, verrà aggiornata a Jelly Bean, ma non abbiamo ancora tempistiche ufficiali precise. Vedete che lo sfondo è personalizzato Skyfall, anche le suonerie sono personalizzate Skyfall. Ci sono delle piccole novità, finalmente, nell'interfaccia di Sony. La prima è che finalmente sono stati aggiunti toggle rapidi nella barra delle notifiche, quindi vibrazione, suoneria, Bluetooth, Wi-Fi,
connettività dati e il tasto per accedere alle impostazioni. Finalmente, era veramente ora. Altra cosa molto molto interessante è che se premiamo il tasto del multitasking, ora non c'è aperto niente perché l'abbiamo appena riavviato, però vabbè, poi ve lo faremo vedere, insomma, conoscete bene, qua appaiono tutte le applicazioni, proviamo per esempio telefono, messaggi, eccole qua, telefono e messaggi. In più qua sotto abbiamo questi piccoli tasti che sono quelle che Sony chiama piccole app installate. Per esempio, abbiamo una calcolatrice che possiamo spostare tenendo premuto su quel simbolo, un cronometro, un conto alla rovescia, quindi un timer, note, note vocali e possiamo installare altre applicazioni dal Play Store. Ce n'è già qualcuna, dobbiamo dire, quindi possiamo cominciare a sbizzarrirci. Speriamo che non finiscano lì. L'idea è la stessa che avevamo visto su Sony Xperia Tablet S, anche se in quel caso lì potevamo aggiungere anche qualsiasi widget come piccola app, qui no. Cominciamo un po' a fare una prova. Allora, intanto vogliamo prima far vedere, vabbè, i widget che sono i soliti, tra virgolette, di Timescape, il meteo AccuWeather, molto bello. E la gestione delle applicazioni, i tasti sono finiti qua su, possiamo ordinarle, per esempio l'ordine personale, puoi premere qui per riordinarle, oppure per esempio l'alfabetico che preferisco. Quindi cominciamo a navigare su internet, cominciamo con il browser stock, andiamo su Android World. Ok, eccoci qua. Quindi Android World caricato anche abbastanza velocemente. Pinch zoom fluido, solito piccolo difetto del pinch zoom indietro, che ha questi piccoli momenti in cui appare del bianco. Facciamo vedere come funziona una piccola app. Eccolo qua. Quindi mentre il browser è in esecuzione sotto, noi possiamo utilizzare una di queste applicazioni. È un'alternativa al sistema inventato da Samsung del multi-Windows, quindi è un altro modo per avere due applicazioni contemporaneamente. In questo caso è soprattutto, secondo me, fondamentale il fatto che si possano scaricare altre applicazioni dal Play Store. Questo vuol dire sviluppare altre applicazioni con questa funzionalità. Abbiamo all'interno album, che è la nostra galleria, che come quella di Sony è sempre molto molto bella, che ha questo effetto ridimensionamento, vedete, quasi istantaneo. Ci sono anche i video, ma poi ne approfitteremo poi per guardarne appunto nella sezione di video. Ok, quindi abbiamo anche preinstallata l'applicazione di Amazon. Ci sono alcune applicazioni Vodafone, perché abbiamo detto questo smartphone è brand Vodafone, quindi apps e giochi, contacts, discovery. Abbiamo backup e ripristino che permette di selezionare che tipo di dati fare il backup, eccolo qua. Ripetiamo ancora una volta, per fortuna finalmente qualcuno si sta muovendo in questo senso, perché c'era veramente bisogno di un'applicazione di backup che purtroppo non è universale, a quello dovrà pensarci forse Google. Abbiamo anche Chrome preinstallato, la demo di Plants vs. Zombie. Email, Evernote, anche qui già questo preinstallato, Film, che è un po' la nostra applicazione dei video, c'erano dentro. Allora, intanto è supportata direttamente in questa applicazione sia un rimando a Video Unlimited, sia un link al DLNA, quindi dispositivi, la possibilità di visualizzare video presenti su altri dischi di rete. Questi sono i video presenti all'interno, nel senso che questi sono quelli di Skyfall precaricati, più i nostri. Quindi cominciamo con il DivX, è partito da dove eravamo rimasti noi. Un audio molto, molto pulito, andiamo a vedere un attimo la MKV. Si riproduce perfettamente ma senza audio, questo è purtroppo il solito problema degli MKV, che sono solo un contenitore, ma non sono tutti uguali, quindi ovviamente il fatto che si riproduca vuol dire che funziona. Non tutti i codec però avranno la nostra fortuna. Questo è l'MP4 a 1080p invece.
Vedete, molto molto bello perché scompaiono i tasti, un po' come sugli smartphone Nexus. Scompaiono i tasti virtuali e quindi viene sfruttata tutta la dimensione dello schermo quando riproduciamo un video. Fotocamera. Qui davanti a noi abbiamo soltanto la scatola, quindi approfittiamo per questa. La solita funzione della fotocamera, quindi scena normale per poi poter accedere a tutte delle scene predefinite, oppure auto per lasciare che pensi tutta la fotocamera della Sony. Abbiamo fatto una bella flashata, ma insomma. Le foto non sono malissimo, forse ci aspettavamo forse un pochino di più per questi 13 megapixel, soprattutto per le esperienze precedenti, per i 12, gli 8 megapixel, i 5 di tutti gli smartphone prima di Sony, forse ci aspettavamo un qualcosa di più. Sicuramente comunque meglio della 12 megapixel di Xperia Ion, che ci aveva lasciato molto perplessi. Nelle impostazioni abbiamo il solito menu Xperia, con qualche impostazione aggiuntiva e poco altro. È presente anche NFC, eccolo qua, lo vedete, e Android Beam, Wi-Fi Direct. Abbiamo l'impostazione per il PlayStation Mobile, quindi l'accesso a tutti i giochi della suite PlayStation, che per adesso in realtà non sono moltissimi, offerti da Sony. Il Media Remote per utilizzare questo dispositivo come telecomando con soltanto però i dispositivi appunto compatibili. Messaggi, vi facciamo vedere la tastiera. Tastiera che è un po' scarna. Allora, in realtà c'è sempre il problema di scrivere davanti alla videocamera, che non è facile, però la correzione è buona, però non è che ci siano tantissime funzioni. Vedete, per esempio, comoda la possibilità di mettere tutta la punteggiatura da qua su, però non ci sono tasti in seconda funzione, non c'è virgola e punto qua sotto, che invece sono molto comode. Insomma, si può fare di meglio, ecco. Music Unlimited, quindi abbiamo detto con 90 giorni gratis per scaricare la vostra musica. Applicazione per le note, dove troviamo anche le note create con la piccola app relativa. Andiamo a provare Office Suite, quindi andiamo a pescarli dalla memoria interna i nostri documenti. Cominciamo con il DocX. Ok, caricamento completato. Ridimensionamento del testo molto molto rapido, con adattamento parziale, ma no, in realtà completo, anche delle immagini all'interno del testo. Quindi veramente una delle migliori applicazioni in questo caso per gestire i documenti Office. Questo invece è un PDF, il nostro PDF è molto pesante. Un attimo di attesa per effettuare il render, ma comunque molto molto godibile. Ancora ok, eccoci qua. Abbiamo la Radio FM, Shadowgun, che magari vi facciamo vedere un secondo, che abbiamo messo noi per testare un po' la potenza del dispositivo. Track ID preinstallato, TripAdvisor preinstallato, Twitter preinstallato, WisePilot for Xperia preinstallato, Zinio preinstallato. Quindi tantissime applicazioni preinstallate, e per fortuna questa volta un pochino più mirate rispetto al passato, in cui veramente abbiamo trovato anche applicazioni veramente inutili preinstallate. Un audio molto molto pulito, qualità veramente molto buona. L'unica cosa, il volume non è esattamente fra i più alti mai testati. È un po' un peccato, perché l'audio era veramente buono. È molto corposo, ha tutte le frequenze e le vibrazioni possibili. Anche qui ora teniamo il volume un pochino alto, vediamo come va.
Comunque possiamo già annunciare che va benissimo. Nonostante sia un top di gamma, ma dual core, sono veramente poche le situazioni in cui si riesce a notare la differenza. Quindi avete un po' visto, direi che si capisca bene la potenza di questo processore anche in situazioni molto concitate. Proviamo a fare un attimo una telefonata, io come al solito porto fuori il telefono perché digitando i numeri, se no appare tutta la mia rubrica. Proprio come accadeva per la musica, anche l'audio in viva voce è veramente ottimo ed è molto molto buono anche in chiamata. Nel complesso, Xperia T è uno smartphone che è praticamente quasi privo di difetti. Potrebbe magari avere Jelly Bean, potrebbe magari avere un software un pochino più evoluto, con magari un pochino più di funzioni. Sullo schermo niente da ridire, magari non è acceso come un Super AMOLED, ma i colori sono molto molto fedeli. E c'è anche una buona luminosità, anche se non è ottima la sua regolazione automatica, quindi anche sullo schermo niente da ridire. Anche il design è molto bello, la forma arcuata richiama i vecchi Xperia Arc, anche se non hanno esattamente lo stesso fascino, non ha esattamente lo stesso fascino. Il suo problema più grande è probabilmente il prezzo, perché Sony ci aveva veramente abituato male. Questo è un top di gamma, certo, però il precedente top di gamma, che era un top di gamma quando è uscito, costava 499 euro. E anche rispetto a quello, le novità non sono poi così tante, non c'è un vero rinnovamento totale. È un po' un Xperia S migliorato, quindi è il nuovo Xperia S che ci può anche stare, però magari il prezzo dovrebbe essere un pochino più contenuto, quindi 499 euro si sarebbe sicuramente stato il suo prezzo perfetto. Per questa recensione è tutto, un saluto da Ciso per AndroidWorld.it.